Buonasera a tutti, inauguriamo oggi i seminari della rivista di diritto del risparmio. Si tratta di incontri della durata di 15 minuti in cui cercheremo di affrontare alcune delle problematiche più significative del diritto bancario, del diritto finanziario assicurativo e in tema di compliance, con studiosi, giovani, meno giovani, accademici, professionisti. Su alcune tematiche di maggiore rilievo, ovviamente, che sono spesso portate anche all'attenzione della nostra rivista, proprio per la caduta anche applicativa, non soltanto teorica, che queste discipline pongono. Oggi iniziamo con un argomento che ha un impatto applicativo significativo, che è quello della illegittimità della segnalazione alla centrale rischi, evidentemente illegittimità di segnalazione alla centrale rischi, e i profili risarcitori dell'eventuale illegittima segnalazione. Si tratta di un argomento che ha alimentato un contenzioso significativo, non soltanto innanzi appunto di giurisprudenza ordinaria, ma anche innanzi agli organi di risoluzione alternativa delle controversie, in particolare innanzi all'arbitro Marcatelli. E proprio specificamente il dottor Marco Chironi, che si è occupato del tema, è stato frutto di una sua riflessione pubblicata in rivista, e ha trattato le conseguenze dell'illegittima segnalazione alla centrale rischi, in particolare i profili risarcitori successivamente alla pronuncia del collegio di coordinamento dell'arbitro bancario finanziario. Il tema è di impatto significativo perché appunto tocca i profili risarcitori, quindi la responsabilità civile, ma anche una problematica un po' più specifica che è quella della sanzione punitiva, quindi anche quello dei possibili danni punitivi nel nostro ordinamento. Chiederei dunque al dottor Chironi di spiegare nel tempo che ovviamente ha a disposizione, quindi di 15 minuti, quali sono gli aspetti più significativi della sua riflessione e quale impatto naturalmente questa pronuncia del collegio di coordinamento riveste anche alla luce evidentemente del possibile. Grazie professore, sono molto contento di inaugurare questa nuova iniziativa che vede appunto giovani studiosi e professionisti del settore e professori accademici affrontare questo, il tema del diritto bancario e del diritto finanziario, nonché quello di quello assicurativo. E sono particolarmente contento che questa iniziativa prenda il via a distanza di pochi giorni dalla prima pubblicazione del primo fascicolo della rivista Diritto del Risparmio, il numero 3 del 2019. Il tema che affronteremo quest'oggi prende spunto dalla decisione del Collegio di coordinamento numero 1642 del 2019, Collegio di coordinamento dell'arbitro bancario e finanziario, che ha affrontato appunto l'annosa questione di diritto dibattuta circa la conseguenza di legittima segnalazione ad opera di un istituto di credito presso la centrale rischi. In particolare, il quesito posto dal collegio di coordinamento, nel caso in esame il collegio rimettente era stato quello di Bologna, era volto a determinare se al ricorrente che subisca un'illegittima segnalazione sostanziale, quindi non per requisiti formali, la differenza l'affronteremo più avanti, debba riconoscersi in re ipsa il diritto al risarcimento del danno. Nella specie, la ricorrente era stata segnalata alla centrale rischi nonostante non ci fosse un rapporto sottostante con l'istituto di credito e apprendeva tale segnalazione nel momento in cui si rivolgeva a terzo istituto di credito e questo terzo istituto di credito decise di non concedere il finanziamento proprio perché nella centrale rischi se risultava segnalata per una garanzia concessa. Non avendo stipulato appunto mai nessun contratto con l'istituto di credito che aveva proceduto alla segnalazione, ha adito l'arbitro bancario e finanziario per chiedere il risarcimento del danno. Il Collegio di Bologna ha rimesso la questione al Collegio di coordinamento proprio perché sulla questione probatoria vi erano comunque dei giudizi difformi all'interno dei collegi dell'arbitro bancario e finanziario. E perché è importante questa decisione? Perché è stato il punto di partenza per questa mia riflessione pubblicata nella rivista Responsabilità Civile e Previdenza, fascicolo numero 6 del 2019. Perché, sebbene abbia statuito che non si possa riconoscere re ipsa il diritto al risarcimento del danno, ha comunque preso in considerazione degli indici presuntivi non particolarmente incisivi.
Perché solitamente nel caso di illegittima segnalazione alla centrale di rischi, l'ABF, o comunque la giurisprudenza di merito, richiede chi voglia far valere appunto questo il diritto del risarcimento del danno, chiede di provare, ad esempio, di aver subito un rifiuto presso altro istituto di credito. Interrompo un attimo il dottor Ghironi. Dalla lettura appunto della sua riflessione, dalle considerazioni che sta svolgendo, mi pare che ci siano degli aspetti estremamente significativi. Uno sicuramente è quello dell'onere probatorio, no? E quindi la valutazione del nesso causale e quindi il riflesso economico sul patrimonio, chiaramente, di chi subisce la illegittima segnalazione. E poi c'è anche il discorso da valutare in relazione al cosiddetto danno non patrimoniale. Credo questo sia un punto rilevante. Sì, decisamente. Infatti, in questo tipo di giudizi, diciamo, la partita si gioca sulla prova del nesso causale, e cioè è richiesto al ricorrente di provare di aver subito un danno patrimoniale, come ad esempio una chiusura dell'attività addirittura, per i casi più estremi, oppure anche un danno non patrimoniale per perdita, ad esempio, di chance, cioè l'impossibilità di concludere un determinato affare, e questa non possibilità di concludere un determinato affare è stato determinato appunto ed è la conseguenza causale dell'illegittima segnalazione alla centrale rischi, ma un danno non patrimoniale nel caso di attività imprenditoriale si può configurare anche nel caso di lesione della reputazione commerciale dell'imprenditore. L'interpretazione che dà il Collegio di Coordinamento dell'articolo 2059, no? Ecco, anche questo mi pare un dato rilevante, perché poi non è neanche un'interpretazione, una lettura pacifica in dottrina e talvolta anche in giurisprudenza. Sì, infatti l'articolo 2059 è stata una norma chiave nella decisione sia del Collegio di Bologna di rimettere la questione al Collegio di Coordinamento che del Collegio di Coordinamento stesso. In particolare il Collegio rimettente ha osservato che alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 del Codice Civile occorrerebbe ritenere astrattamente configurabile il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale nel caso anche di lesione di interessi della persona costituzionalmente protetta. La particolarità del collegio rimettente è stata quella di interrogarsi sulla possibilità di riconoscere tale copertura costituzionale anche nel caso di legittima segnalazione alla centrale rischi, e cioè di poter riconoscere tutelato costituzionalmente l'interesse della persona a non vedere inserito nella centrale rischi dei propri dati personali che potrebbero pregiudicare la propria situazione giuridica soggettiva. La dottrina, il collegio di coordinamento, aderendo a quello che è il principio consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, in particolare a seguito delle sezioni unite del 2008, che hanno escluso la possibilità di riconoscere la copertura, la riconducibilità nell'alveo dell'articolo 2059 del Codice Civile anche nel caso di lesione del diritto alla proprietà, hanno appunto aderito a tale principio e hanno escluso quindi che si possa riconoscere un risarcimento del danno in re ipsa. Tuttavia, parte di dottrina critica questa visione dell'articolo 2059 del Codice Civile, considerando che tale norma non possa essere considerata come una norma discriminatrice tra interesse della persona e relativi danni, ma dovrebbe essere considerata come una norma che consente il risarcimento del danno non patrimoniale in tutti i casi in cui venga in rilievo un interesse costituzionalmente garantita. Su questo punto poi mi incuriosiscono, fatte le premesse, anche diciamo, gli approdi e le possibili conclusioni del lavoro che lei ha svolto, soprattutto in relazione alla possibilità, tanto di una interpretazione diciamo, un po' orientata anche della disciplina, tra virgolette, asimmetrica, quindi anche con riferimento all'ipotesi di risarcimento del danno, e in relazione alla possibilità anche punto di vista dell'evoluzione normativa, di poter configurare in alcuni casi anche delle ipotesi, tra virgolette, sanzionatorie da parte dello stesso legislatore in relazione a violazioni che riguardano, come nel caso specifico, il tubo, ma anche
potenzialmente il buffo o anche il codice di assicurazione. Sì, sono sempre stato appassionato da quelli che sono stati gli insegnamenti dei miei maestri che hanno sempre consigliato di leggere non solo le norme, ma anche gli orientamenti giurisprudenziali alla luce non solo appunto delle innovazioni normative, ma anche e soprattutto alla luce dei cambiamenti economici e sociali. E questo perché viene rilievo in tale lavoro? Beh, perché nel 2017 c'è stato un importante arresto giurisprudenziale delle sezioni unite che con sentenza numero 16.601 del 2017 hanno ammesso per la prima volta la delibabilità delle sentenze straniere che applicano i cosiddetti punitive damages. Fino a quel momento l'orientamento non solo della giurisprudenza di legittimità, ma della giurisprudenza di merito, ma anche di gran parte della dottrina era quello di escludere la possibilità di riconoscere una funzione, diciamo così, ultracompensatore del risarcimento del danno all'interno dell'ordinamento italiano. Infatti, tradizionalmente è stata attribuita al risarcimento del danno la funzione compensatoria, guardando esclusivamente alla sfera del soggetto che subiva il danno. Tuttavia, i cambiamenti a cui facevo riferimento prima, cioè quelli economici e sociali, portano a ritenere che non sia possibile, ritenere che, la lesione di interessi come quelli appunto dell'informazione o della protezione del consumatore ricoprano una posizione ancillare rispetto alla proprietà. E per tali motivi ho esaminato alcune norme del testo unico bancario in cui mi sembra che ci sia stata, un riconoscimento, ci sia stato un riconoscimento di una funzione ultracompensatore delle. In particolare, quello che emerge dalla sua lettura mi pare che il TAEG possa essere una ipotesi in cui si riconduca appunto la possibilità di individuare all'interno del testo unico bancario una figura, tra virgolette, di danno punitivo. È così. È bene precisare che con la sentenza delle sezioni del 2017 la Suprema Corte non ha riconosciuto, diciamo, in via generale l'esistenza di punitive damages nel nostro ordinamento o la possibilità di irrogare tale risarcimento del danno. Tuttavia, ha riconosciuto come nel nostro ordinamento sia ormai entrata una e debba riconoscersi una sorta di polifunzionalità della responsabilità civile e ha ravvisato alcune norme che vanno dal processo civile al diritto del lavoro alla normativa sulla stampa. Ha riconosciuto come appunto ci siano delle norme che riconoscano un risarcimento ultracompensatorio al soggetto che subisca il danno. Quindi comunque bisogna sempre ragionare in un'ottica specifica, cioè bisogna andare a ravvedere, a ravvisare le norme in cui il legislatore, con un intervento, possiamo definirlo chirurgico, abbia previsto appunto delle ipotesi in cui ci sia un risarcimento che vada oltre alla semplice riparazione del danno subito. E a mio avviso una di queste possibilità, in ossequio quindi al principio di tipicità, è possibile ravvederla nell'articolo 125 bis del testo unico in materia di banca. Perché? Perché viene previsto che nel caso in cui nel corso del rapporto, comunque nella conclusione del contratto con il consumatore, sia applicato o pattuito un tasso più sfavorevole per il consumatore rispetto a quello pubblicizzato o pattuito, le conseguenze siano non tanto il ritorno al tasso pubblicizzato, ma l'azzeramento, diciamo, al tasso botto, che è di gran lunga inferiore rispetto a quello concretamente applicato dall'istituto bancario. Ecco perché a me sembra che in questa ipotesi ci sia un qualcosa che vada oltre al semplice ristoro del danno subito, perché comunque il consenso del consumatore si è formato su quel tasso pattuito, ma nonostante ciò non si applica quel tasso, ma si applica un tasso inferiore. Quindi mi sembra che il legislatore in queste norme sia voluto intervenire con un effetto di deterrenza nell'istituto, nel comportamento degli istituti bancari per cercare di conformare il comportamento dell'istituto bancario a quello che può essere definita come una best practice per tutelare il consumatore stesso. Questo
Questo discorso poi assume anche più significato, una maggiore rilevanza se si considera come in gran parte dei contratti di credito al consumo vengano abbinate delle polizze assicurative, quella cosiddetta pratica del tie-in. E in queste situazioni è intervenuta appunto Vivas e Banca d'Italia congiuntamente per affermare come gran parte degli istituti di credito abusino della propria posizione dominante nel rapporto che è fisiologicamente asimmetrico tra istituto di credito e cliente, facendo sottoscrivere al consumatore altri costi che per lui risultano obbligatori nel fatto. Ed è per questo che il legislatore vuole punire questi, sanzionare questi comportamenti dell'istituto di credito, cercando di creare quell'effetto di deterrenza nella pattuizione con dei tassi di interesse con la parte più debole del rapporto, quale è il consumatore. Va bene, e intanto ringrazio il dottor Marco Ironi, visto che chiede di intervenire la dottoressa Laura Albanese. Vediamo un attimo Sì, grazie professore. se è. Mi è sembrata particolarmente interessante la riflessione sulla ricorrenza di rimedi ultracompetitivi nell'ambito della disciplina bancaria. A riguardo volevo chiedere al dottor Chironi se nell'ambito dell'articolo 125 bis che lei ha richiamato, ma penso che lo stesso possa dirsi anche con riferimento all'articolo 117 del TUB, la natura ultracompensativa della sanzione si giustifichi in qualche modo in funzione del perseguimento contemporaneo sia dell'interesse del singolo risparmiatore, ma anche di un interesse pubblico alla regolarità, alla integrità del mercato, proprio di quelle discipline che sono di derivazione comunitaria. Grazie. Grazie a lei, dottoressa Benese, per la puntuale domanda che manifesta uno studio approfondito della materia e anche del mio paper, quindi di questo sono particolarmente contento. Rispondendo alla domanda, certamente la mia tesi parte dall'analisi anche dell'odierna società, come appunto ho affermato prima, in cui c'è l'affermazione sempre più importante di interessi giuridici, quali quelli del credito e dell'informazione, che non ricoprono più una situazione ancillare rispetto alla proprietà. Nei secoli scorsi, nei decenni scorsi, la proprietà veniva vista come un diritto quasi esclusivo e tutti gli altri assoluti e tutti gli altri diritti ricoprivano comunque una posizione inferiore rispetto appunto al diritto di proprietà. E non vi è dubbio che quando fu dettato l'articolo 47 della Costituzione, che è appunto una norma costituzionale che incoraggia il risparmio, l'unico settore organicamente disciplinato fosse quello bancario. Sappiamo bene che oggi dobbiamo interpretare estensivamente questa norma anche alla luce della disciplina finanziaria e assicurativa e dobbiamo sempre tenere a mente il bilanciamento che occorre eseguire tra interesse pubblicistico appunto alla tutela e all'incoraggiamento del risparmio, che ora in alcuni settori è diventato investimento, e quello comunque dell'impresa privata a svolgere appunto la propria attività di impresa che è ha l'obiettivo finale di ottenere un profitto. Ed è così che quindi bisogna bilanciare i riferimenti costituzionali, le valvole costituzionali sono l'articolo 41 e 47 della Costituzione che devono essere appunto utilizzate e bilanciate andando a vedere caso per caso quale sia l'obiettivo del legislatore e quale sia il danno effettivamente subito dal soggetto. Con questo riconoscimento delle sezioni unite, che è appunto stabilito la polifunzionalità e il risarcimento del danno, secondo me è necessario prendere atto che in alcune fattispecie, come appunto quella bancaria e finanziaria, sia di fondamentale importanza mutare l'angolo di prospettiva qualora si discorra di risarcimento del danno. Ovvero non bisognerebbe più solo guardare la sfera del soggetto che ha subito il danno, ma in alcune fattispecie, come appunto a mio avviso possiamo ricondurre l'articolo 125 bis, dobbiamo valutare la condotta del soggetto agente. E quindi, mutando quest'angolo di prospettiva, andare a osservare come l'attività e la condotta del soggetto agente possa mutare, possa essere conformata ai principi che tutelino sì l'interesse comunque, l'interesse privato, ma al tempo stesso l'interesse pubblicistico, perché comunque dobbiamo
sempre tenere a mente che il credito assolve a un'importante funzione sociale. Questo deve essere fatto però sempre alla base del principio di tipicità, cioè bisogna evitare che l'interprete o il giudice ecceda a tale limite, perché altrimenti verrebbe meno anche quello che è uno dei principi cardini del diritto, cioè quello della certezza dello stesso, oltre appunto a quello della tipicità. Bene, bene, vi ringrazio dottor Chironi, vedo che non ci sono altri interventi e quindi diamo appuntamento al prossimo seminario di diritto del risparmio. Buonasera a tutti. Grazie, buonasera.